Buonasera a tutti, sono in collegamento con il professore Malizia, che è professore associato di scienze criminologiche all'Università Core di Enna. Buonasera Nicola, grazie per aver accettato il mio invito. Buonasera, grazie a voi per l'invito. E allora, qualche anno fa abbiamo parlato di un libro da te scritto dal titolo Il femminicidio in Italia, analisi sociologica, criminologica, giuridica e scientifica. E purtroppo di questo argomento ne dobbiamo riparlare nuovamente perché il fenomeno non mira ad attenuarsi, anzi, gli episodi di femminicidio si ripetono continuamente e hanno colpito recentemente anche la provincia di Palermo e la città di Palermo. Ecco, cosa possiamo dire in merito a tutto quello che sta succedendo? Tra l'altro è stato approvato il famoso codice rosso, ma non ha attenuato, diciamo, la frequenza di questi fatti così sgradevoli. Gli ultimi due fenomeni, purtroppo di carattere criminoso, che hanno interessato una ragazza di appena 17 anni ed una donna, madre di famiglia, madre di tre figli di 32 anni, purtroppo rappresentano ancora l'ennesimo caso di femminicidio. E purtroppo in Italia ce ne sono tanti di questi casi. Voi pensate che dal 2000 al 2020, con un dato aggiornato, siamo quasi intorno alle 3.000 vittime. E allora io ritengo che occorre sicuramente interrogarsi sul perché questo fenomeno, nonostante l'approvazione del codice rosso, non si sia attenuato. E il codice rosso, in maniera particolare, ha innalzato le pene, ha previsto nuove forme di reato, eppure continuano ancora. Nonostante ciò, purtroppo, a sommarsi le vittime di questa fenomenologia di carattere omicidiario. Io ho seguito con molto interesse questi ultimi due casi, soprattutto quello che riguarda la parte strettamente, diciamo così, omicidiale, psicologica di quella ragazza di Caccamo di appena 17 anni, il suo fidanzato di 19 anni, e devo essere sincero, come studioso e anche come docente di questa disciplina, credo che faccia molta notizia il fatto che un ragazzo a 19 anni uccida la propria fidanzata a 17. Cioè, siamo in un'età un po' particolare, dove in effetti dovrebbe tutto essere connotato dalla spensieratezza, diciamo così, da questo rapporto bello da costruire, eccetera. Eppure prevale dal punto di vista psicologico e man mano che adesso le indagini stanno andando avanti, sta uscendo fuori anche un profilo di questo ragazzo di 19 anni come omicida, è un ragazzo che già da tempo, possiamo dire, cercava di sottomettere fisicamente e psicologicamente la sua vita. In questo caso specifico, come si giustificano i comportamenti del prima e del dopo? Perché sono sempre comportamenti strani, soprattutto il dopo. Certo, siamo sempre purtroppo al punto di partenza, nel senso che questa ragazza, nonostante fosse succube di questo ragazzo e nonostante, possiamo dire, i tentativi per sottrarsi a questa furia, a questa violenza psicologica quotidiana, continua a stare con questa persona. I genitori probabilmente non sanno nulla, gli amici non sanno nulla, ma vedono, ascoltano, eccetera. E poi quando non si interrompono queste relazioni, e questo purtroppo devo dire anche statisticamente, è l'elemento, il fattore che ha connotato tantissimi omicidi di donne nel nostro paese, cioè in presenza di un soggetto che già mostra, possiamo dire, un quadro variabile dal punto di vista della gelosia, del possesso, del controllo continuo, di questa forma, possiamo dire, anche se diversa, di stalking, eccetera, occorre assolutamente, assolutamente, innanzitutto, informare le persone più vicine. E questa ragazza, da quanto io ho potuto capire,
probabilmente non l'ha fatto, aveva paura. Ecco, poi ci sono tante altre, diciamo così, tanti altri fattori, Ma tante dico, altre variabili. l'accanimento successivo, come si spiega? Cioè. L'accanimento ha una connotazione strettamente criminologica, cioè il Per tentare di fatto. bruciare il corpo, Sì, insomma. esattamente. Anche questo ha un significato. Peraltro è stato anche anticipato dal taglio dei capelli. Questa ragazza, io ho visto dalle foto, aveva dei capelli lunghi, era una bella ragazza, molto curata, eccetera, e quindi suscitava anche la gelosia di questo suo compagno. E dal punto di vista della criminodinamica, l'averla uccisa e poi averle dato fuoco, cercando di simulare probabilmente qualcosa che in effetti non è stato, io credo, anche se poi non spetta a me stabilirlo, io credo che si tratti di un'azione omicidiaria assolutamente intenzionale. Il dare fuoco può avere due significati: o quello, cioè il tentativo di carbonizzazione, può avere due significati. Il primo era quello di completare quest'opera, perché poi in questi soggetti si, in un certo senso, manifesta anche un certo odio, e quindi questi soggetti cercano di cancellare probabilmente tutto quello che è stato, anche se non vogliono perdere la persona a cui sono sentimentalmente legati. Il secondo potrebbe essere una sorta di simulazione di reato. Ecco, quindi sostanzialmente questi sono i due campi. E l'accanimento, che in criminologia si chiama overkilling, possiamo dire che risponde ad un'esigenza ben precisa. Ma in questo ragazzo di 19 anni, sinceramente, non vedo, da quello che ho letto e da quello che sta avvenendo alla luce, che possa trattarsi, possiamo dire, di un evento di natura psicologica, il tentativo di Dico, carbonizzazione. in entrambi i casi, anche su quello che tratteremo successivamente, il fattore scatenante è stata la gelosia, mi sembra di capire. Certo, e la gelosia ha, diciamo, dei significati molto diversi. E la gelosia è sempre, possiamo dire, il motore che accende l'atto omicidiario, e l'abbiamo visto in tantissimi casi, ma quasi l'80% dei nostri casi di femminicidio in Italia sono connotati proprio dalla gelosia. Gelosia che può avere anche in questo caso diversi volti: può essere una gelosia patologica, può essere una gelosia molto spesso legata anche alla propria insicurezza, ad una forma di sottomissione. Ricordiamoci che in questi uomini prevale il concetto di maschiocentrismo, cioè questo, il maschio rispetto alla femmina, quindi il fidanzato rispetto alla fidanzata, il marito rispetto alla moglie, vogliono assumere un ruolo centrale, non solo nella coppia, possiamo dire, ma anche come, in un certo senso, rivendicazione della propria assoluta e del proprio assoluto potere nella società. Cioè non c'è più questa, in molti di questi soggetti che hanno ucciso, non esiste assolutamente il concetto di parità, cioè la donna deve essere sottomessa. In questo caso, nel caso di questo ragazzo, di questa coppia di Caccamo, ecco, stavo dicendo, non mi sembra che la carbonizzazione, il tentativo di carbonizzazione o la carbonizzazione parziale sia espressione di, possiamo dire, cioè non ha un significato psicologico o criminologico ben preciso. Io credo che si tratti solo e esclusivamente di una simulazione, cioè il fatto che questa ragazza ha cercato, come lui ha dichiarato, di darsi fuoco. Mi sembra davvero molto improbabile questo, ma ripeto, non spetta a me. Senti, per quanto riguarda la premeditazione, in entrambi i casi si può ravvisare in entrambi oppure in una sì e in un altro caso no? In un caso. Allora, devo essere sincero, in quella della coppia di Caccamo non vedo premeditazione quanto possiamo dire, cioè non una premeditazione datata, nel senso costruita, no? Ma più forse un atto intenzionale, meditato, ma per pochissimo, come risultato dell'ennesima lite, dell'ennesimo atto di gelosia, eccetera. Al contrario, invece, purtroppo dell'ultimo femminicidio a Palermo, di quella donna di 32 anni, madre di 3 figli, e leggendo, possiamo dire, anche la cronaca e cercando di dare un'interpretazione il più vicino possibile alla realtà,
ma con una connotazione teleologica, ecco, lì la premeditazione effettivamente la vedo. Perché? Perché i due contesti sono diversi. Lì stiamo parlando a Caccamo di due ragazzi, a Palermo stiamo parlando invece di una coppia sposata con tre figli, per cui lui, almeno questo ho sentito io nelle ultime ore, è venuto fuori che questa donna avesse intrecciato un'altra relazione, voleva lasciarlo proprio perché quest'uomo era, possiamo dire, molto, era molto, Possessivo. sì, diciamo ossessivo e possessivo nello stesso tempo, per cui questa donna non ce la faceva più materialmente. E ripeto, da quello che giornalisticamente ho letto in un'ansa di qualche ora fa, viene fuori che il marito, a quanto pare, ha incontrato nello stesso giorno in cui poi ha compiuto l'omicidio, aveva incontrato questo presunto amante della moglie, quindi tornato a casa, una lite, eccetera, ha originato appunto l'omicidio. Ecco, ci sono contesti e interpretazioni che sono assolutamente diverse, Una ma che però domanda hanno che ti volevo confermato. porre è: qual è stata la reazione dei tuoi studenti alla notizia di questi due episodi violenti che tu certamente hai trattato, sicuramente nel corso delle tue lezioni? Ma tu sai perfettamente che purtroppo in questo momento di Covid-19 le lezioni sono online esattamente come noi Sì, certo. stiamo facendo, per cui ci siamo confrontati su questo tema e devo dire, io redarguisco in maniera particolare le ragazze, ne ho tante come studentesse, nello stare attenti, nello scegliere, nel conoscere la persona. Cioè, cercando di dargli quegli indirizzi, possiamo dire, generali. Naturalmente c'è grande sgomento perché, anche se un po', e lo dobbiamo dire, caro Filippo, ci siamo abituati quasi ad un, magari adesso è sceso un po' il numero, ma negli anni precedenti ce n'erano mediamente 3 alla settimana di questi omicidi, anche se è un fenomeno ormai conosciuto, riconosciuto, eccetera, di fatto comunque in molti soggetti che sono sensibili esiste ancora questa paura. Io ho sempre pensato che in questo sistema, possiamo dire, che io chiamo di morte, tra virgolette, ci sia ancora qualche cosa che si può fare. Io posso scrivere libri, si scrivono articoli, si scrivono leggi, si scrivono. Però poi nella relazione tra un Era la soggetto domanda che ti volevo fare, hai anticipato. e nella relazione tra un uomo e un altro, diciamo così, conta molto anche il sistema relazionale nella coppia, conta, diciamo così, anche l'impianto personologico dell'uno e dell'altro. Certamente, certamente, proprio perché ormai è riconosciuta, lo sappiamo tutti. Questa asimmetria di potere, di forza fisica tra l'uomo e la donna in una relazione, l'uomo purtroppo vince sempre sulla Ma la donna. società cosa può fare? Io do molta importanza, per esempio, alla scuola, però la società civile cosa può fare? Guarda, caro Filippo, io prima del Covid giravo mediamente 2 istituti a settimana, affrontando con questi ragazzi che sono nella fase di crescita adolescenziale o post-adolescenziale. Affrontavamo sempre questo tema. Qualche conferenza l'ho tenuta adesso online, ma non è obiettivamente la stessa cosa. E devo dire che da parte dei ragazzi e delle ragazze ho riscontrato soprattutto una sete di conoscenza più approfondita. Beh, è vero, il femminicidio è conosciuto da tutti, sappiamo che cosa è, come funziona, quante sono le vittime, eccetera, ma dal punto di vista criminologico, il fargli capire che certi atteggiamenti, che certi, diciamo così, modi di fare purtroppo possono innescare una furia omicida, beh, questo effettivamente non è conosciuto, io me ne sono accorto, ritengo tante di queste cose. Devo dire che sono molto contento di incontrare Sì, studenti certo. e studentesse perché la cosa più importante è che il messaggio è rivolto alle studentesse, ma il messaggio è anche rivolto agli studenti, Certo. cioè ai maschi. Non so se è chiaro. Certo. E quindi Senti. questo gioca un ruolo fondamentale per me. Cosa può fare la società? L'informazione, la conoscenza, la prevenzione giocano
un ruolo che io definisco assolutamente determinante, perché a scuola ci vanno i ragazzi che diventeranno più tardi uomini, che diventeranno più tardi donne, e si comincia, io credo, in un'età che è quella già delle scuole medie o massimo degli istituti superiori di secondo grado, in cui occorre una forma di acculturamento su quelle che possono essere potenziali rischi nella società, perché di questo si tratta. È Senti, inutile. rispetto all'analisi che tu hai condotto nel momento in cui hai scritto il primo libro, cosa è cambiato da allora ad adesso, sempre Devo essere molto relativamente sincero. a questo Io ho fenomeno? visto un proliferare di nascite di nuove associazioni, cioè si sono moltiplicati i centri antiviolenza, si sono moltiplicate queste associazioni. Il governo chiaramente ha cercato di porre le basi per un controllo del fenomeno, ma proprio qualche giorno fa leggevo che il Codice Rosso purtroppo non ha diminuito, non ha attenuato questo tipo di fenomeno. È vero, ritorno a quello che ho detto prima, è vero che siamo sempre nella relazionalità, nella intimità di due persone, e quindi qualunque legge, possiamo dire, non può prevedere in assoluto che tutto ciò non avvenga. Però devo anche dire che, nonostante l'approvazione del Codice Rosso abbia, da questo punto di vista, forse inasprito, cercando di prevenire la commissione di questi fatti omicidiali, io ritengo che però non ci sia riuscito, nonostante l'impegno dei tribunali, nonostante l'impegno dei magistrati, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, nonostante le nuove, diciamo così, figure di reato, però di fatto il fenomeno si è mantenuto tale. E devo anche dire che noi non potremmo mai arrivare all'appiattimento, cioè noi non potremmo mai arrivare a dire non ci saranno più omicidi di donne, perché questo purtroppo, questa è la nostra società. La devianza, i crimini fanno parte della società, esattamente come chi ruba, chi fa la rapina, chi sequestra, chi uccide, chi compie atti sessuali, eccetera. Cioè, purtroppo la situazione è che la società deve accettare, da un lato. Ma dall'altro, effettivamente, il fenomeno del femminicidio è un fenomeno da monitorare, da controllare. Io vorrei veramente dire, e mi auguro, che questo nuovo governo che sta per nascere, sulla scorta anche di quello che hanno fatto i precedenti, dia veramente una sferzata maggiore al controllo, possiamo dire, di queste situazioni. Senti, Perché un'altra domanda che mi sono posto io stesso. Com'è possibile che si uccida la madre dei propri figli? Cioè, questo non può essere un motivo per bloccare la violenza che può nascere in una persona? O è allora, talmente forte la non capisco. gelosia, la rabbia da superare anche questa considerazione? Allora, diciamo che hai centrato la seconda parte, diciamo così, della tua domanda, dandoti già automaticamente una risposta. Un soggetto che è molto geloso e che vede già nel futuro, anche immediato, vede una proiezione in cui sarà solo. Questa ex moglie avrà un'altra relazione, avrà un altro uomo, starà con quest'uomo, eccetera. Genera questo stato, possiamo dire, di disperazione nell'uomo. Per cui anche il fatto che si hanno figli in comune, che questi bambini rimarranno un giorno, quando lui deciderà, o se lo ha già deciso, rimarranno orfani, per lui non è un problema. Non so se è chiaro, cioè prevale più la componente psicologica personale che quella invece di gruppo famiglia. E questo è un elemento che noi riscontriamo in tantissimi omicidi in Italia. Ci sono un mare di orfani, un mare che vengono gestiti entro il quarto grado della parentela, oppure affidati, eccetera. Cioè l'omicida supera, perché lo vuole superare,
L'omicida supera questa fase della famiglia che ha creato i figli. In quel momento per lui non hanno nessuna importanza, o è uno, sono due, o sono tre, o sono cinque, o sono sette, per lui non ha importanza, cioè non si pone il problema che questi bambini non avranno più una madre. Il problema è esercitare una forma di potere, di controllo sulla propria moglie, sulla propria fidanzata, sulla vittima, appunto, in In questa generale. cosa si parla di più di egoismo personale, indubbiamente. Certo, è una condizione psicologica in cui questa persona non ce la fa perché si sente abbandonato, perché probabilmente vede un futuro nero e quindi è una forma di attaccamento. Io ti voglio immediatamente, perché siccome ti conosco, voglio anticipare una domanda che tu sicuramente avrai pensato di farmi e che riguarda il fatto. Se parliamo un po' della premeditazione, se le azioni omicidiali sono costruite o sono il frutto di, ad esempio, di un raptus, no? Di quello che viene comunemente chiamato raptus. E molti giornalisti, devo dire, sbagliano nel definire il raptus proprio perché il raptus in psichiatria non esiste. O meglio, l'Associazione Psichiatrica Americana riconosce raptus solo a persone che hanno patologie di interesse psichiatrico già acclarato, cioè sono schizofrenici, borderline, paranoici, soggetti caratteropatici, eccetera. Ma in una persona sana, sana nel senso che non ha nessun tipo di patologia psichiatrica, il raptus non esiste. Allora, potrebbe esistere anche un impulso, questo impulso. Possiamo dire, nasce dal fatto che a seguito di una lite il soggetto reagisce, ma non è raptus. Certo, è una reazione estemporanea. Senti, Certo, perché il raptus significa scientificamente. le restrizioni alla pandemia, secondo te, quanto hanno inciso su questi nuovi episodi che si sono verificati nell'ultimo periodo? Ma guarda, ci sono, ti devo dire, dei pareri un po' contrastanti sull'omicidiologia e la pandemia. Se da un lato il governo, giustamente per evitare i Occorreva fare una contagi, trasmissione solo su questo tema. sì, molto, con molto piacere. Allora, se da un lato il nostro governo, chiaramente per evitare il contagio, eccetera, per 2, 3 mesi, 4 mesi ci ha portato all'isolamento sociale, ma era una misura assolutamente necessaria perché si è rischiato veramente tanto. Dall'altro, i sociologi, criminologi e psicologi hanno studiato questo nuovo fenomeno. Ad esempio, io ho condotto una ricerca proprio recentemente in cui prendo in considerazione, questo tanto per farti un esempio, l'utilizzo di cannabis da parte degli studenti, no? Degli studenti universitari attraverso un sondaggio online che ho fatto io e i miei collaboratori e siamo arrivati purtroppo alla triste considerazione finale che durante la pandemia è aumentato il consumo di cannabis dentro casa. Come è aumentato il consumo di cannabis? È aumentato anche, possiamo dire, quello di alcol. E parallelamente è aumentata anche la frequenza dei rapporti all'interno della casa, no? Se prima il marito usciva la mattina, poi ritornava la sera, poi non trova lavoro, e la moglie a casa, i figli sono a casa, c'è la condivisione e la gestione dello spazio familiare che crea una serie di problemi, perché noi non dobbiamo pensare che tutti abitano in appartamenti di 200-300 metri quadri. C'è gente che, ci sono famiglie che vivono anche in 50, 60, 60 metri quadri e la condivisione 24 ore al giorno, possiamo dire, diventa difficile. Sai perché, Filippo? Perché non ci siamo più abituati. Ci dobbiamo fermare. C'erano altri argomenti da trattare, soprattutto quello della spettacolarizzazione del crimine, dei protagonisti e della scena, però lo dobbiamo affrontare, se sei d'accordo, in un'altra occasione. Assolutamente Io ho sì. lanciato la palla, a te Va bene. raccoglierla. Ti ringrazio molto e buona Grazie a te. serata. Buona serata, arrivederci.